anni, anche a Reggio Reale, dei laboratori di scrittura creativa, di cinema, di filosofia, per cui cioè, a noi fa molto piacere essere qui e quindi volevo soltanto portare il saluto della Fondazione Premio Napoli, che ormai ci conosce per anni. Ecco, e adesso andiamo a dunque. Io non dico nient'altro se non che vi invito così a partecipare con le vostre domande. Alcuni facevano delle domande durante le proiezioni, dicevo conservatele, quando verrà il regista, alcune mi rispondevano alcune domande, ad altri dicevo conservatele, pensateci e cercate poi di chiedere questa cosa al regista, perché potrà essere più esattamente qui la risposta. E quindi spero che le vostre curiosità, le vostre riflessioni, perché sull'ultimo film noi poi non è che abbiamo riflettuto molto, a parte quei momenti a caldo alla fine della visione, alcuni mi hanno dato le schede, altri le hanno lasciate, perché poi è passato così un po' di tempo e quindi, ma se ci incontreremo conservatelo, perché me le ridarete se ci saranno anche altre occasioni, perché a me fa piacere leggere le vostre riflessioni, le vostre osservazioni, le vostre emozioni. Con questo l'ultimo film, ripeto, per quelli che c'erano l'ultima visione è stato Alla luce del sole, e su questo io adesso passo la parola al regista e qui con me. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Direttore, non sono io che non sono loro che devono ringraziare me, ma sono io che devo ringraziare voi, perché non è un'occasione quotidiana quella di poter incontrare le persone in carcere, quindi per me è un arricchimento. E vorrei solo dire due parole sul mio lavoro. Allora, la maggior parte delle persone crede che fare il cinema, i registi, gli attori, sia tutto sommato un territorio facile, dove c'è molto denaro, successo. Non è il mio caso. Per me fare il cinema è una cosa difficilissima. Io sono sempre vivo in un'ansia quotidiana, perché allora com'è che viene fatto il film? Prima deve avere un'idea, e non tutte le idee sono idee che possono partorire un'opera cinematografica. Poi bisogna avere un obiettivo, perché uno vuole fare un film. Poi quando uno ha trovato l'idea, c'è il problema che bisogna trovare i soldi, perché i film senza i soldi non si possono fare. Secondo me questa è la cosa più difficile che ci sia. Perché tutti quelli che mettono i soldi in un film vogliono guadagnare. E non è facile trovare, per esempio io non faccio dei film facili, non faccio commedie, faccio dei film che in genere sono abbastanza impegnativi, quindi non è sicuro che ci sia poi un ritorno economico ai progetti che io faccio. Quindi per me è difficile trovare coloro che mettono i soldi su dei film che non sono appunto le commedie rilanciate o facili di successo. Poi una volta che tu hai fatto il film e hai trovato i soldi, c'è la lotta per uscire, perché oggi escono tutte le settimane 7-8 film. Di questi 7-8 film se ne salva solo uno o due, gli altri 5-6 sono destinati all'oblio, al declino. Quindi c'è una lotta disperata perché il tuo film la gente sa che c'è, quindi c'è un investimento di denaro pubblicitario per far sì che gli spettatori sappiano che esiste questo film. Difficile per esempio combattere contro Hollywood, contro gli americani investono delle cifre macroscopiche che noi manco ci immaginiamo. Un film medio americano costa 40 milioni di dollari, un film medio italiano costa 3 milioni di dollari. Un film medio americano investe più di quello che costa il film, 40 milioni di dollari, in pubblicità. Un film medio italiano investe il 10% di quei 3 milioni. Quindi c'è una lotta impari, è impossibile competere con dei giganti come la grande produzione hollywoodiana. Quindi noi italiani, non solo noi europei, ci troviamo in grandi difficoltà nei confronti del cinema. È difficile competere con chi investe tanto denaro, perché i film poi si vedono se il denaro è stato speso. Quindi questo per dire che è un lavoro molto difficile quello del regista. Io poi divido il mondo del cinema in due aree. Ci sono quelli che usano i film per fare i soldi e ci sono quelli che usano i soldi per fare i film. Ecco, io appartengo a questa seconda categoria, cioè non voglio far perdere i soldi
a chi invece però l'obiettivo non è fare soldi, è fare qualcosa che racconti, qualcosa che secondo me va raccontato, che ha un senso raccontare, che ha un senso portare di fronte all'opinione pubblica. E quindi insomma non sono unico nel mondo che fa un certo tipo di cinema, però diciamo che fare questi film non è un'impresa facile, e che quindi è un combattimento continuo, e questo è. E adesso dico un'altra cosa, che l'altra sera proprio per caso della televisione ho visto un reportage su Napoli, sui bambini di Napoli, fatto mi sembra negli anni 70 da Gio Marrazzo, e intervistava questi bambini dagli 8 ai 12 anni che erano già quelli che noi chiamiamo dei piccoli delinquenti, cioè corrieri della droga, scippatori, piccoli criminali, cioè già questa terminologia era terminologia secondo me inadatta. In realtà questi bambini erano dei bambini che non avevano nessuna alternativa se non a diventare appunto dei criminali, perché non avevano la famiglia, l'educazione non esisteva, lo Stato era completamente assente. Quindi vedendo questo documentario ho detto, io domani devo andare in questo carcere, magari incontro qualcuno che è stato bambino in quel periodo, magari c'è qualcuno che era già a 8-10 anni destinato a diventare quello che noi borghesi definiamo appunto un criminale, un delinquente, qualcosa del genere. Ecco, io penso che l'incontro che oggi faccio qui con voi, e mi interessa di più sentire un po' voi che non io so già cosa penso, però mi interessa un po' sentire, ma neanche tanto che mi facciate domande sul mio film, va bene, sono qua, rispondo, però un po' sulla vostra vita, su perché siete qua, che cosa, com'è la vostra vita qui. Prima ho sentito dire dalla coordinatrice del Premio Napoli che avete anche un laboratorio di scrittura creativa. Ma se avete delle storie interessanti, a me piacerebbe leggere. Magari però non posso più fare un film. Io sono qui, devo dire, più per prendere che per dare. Sono, lo dico con grande schiettezza. E sono qua, sono a vostra disposizione. Grazie. Prego, si accomodi. Purtroppo non posso arrivare col microfono perché c'è il figlio. Però, allora, il signore qui è stato un assiduo, si chiama? Tagliaradella, un assiduo che ha sempre partecipato, intervenuto con domande, con curiosità, ha svolto i compiti, nel senso che ha compilato, stavo scherzando, la scheda così per riflettere sulle tematiche del film. Mi sembrava anche giusto, perché anche per apprezzare il lavoro del regista, che come ha detto non sono film cinepanettoni, ma sono film che hanno un accento di sociale e sono belli da vedere, possono insegnare qualcosa. Lei ci ha risposto queste città di periferia e di città un po' disagiate, un po' difficili, sono costretti a fare solo due scelte, o la mafia o la morte. Questa è una scena del film Alla luce del sole. Lei voleva chiedere un'altra domanda. Sostiene Pereira. È un film che invita a un forte richiamo al senso di responsabilità civile degli uomini, ambientato negli anni 30 in Portogallo sotto la dittatura di Salazar. Nel mondo attuale, nell'epoca delle passioni tristi e soprattutto nell'Italia di oggi, lei crede che ci sia da parte dell'opinione pubblica un atteggiamento di responsabilità civile verso la politica, verso la situazione politica insomma? Intanto complimenti per la sua domanda. E, dunque, ma io vedo che oggi con l'avvento di internet apparentemente c'è una crescita di democrazia, però nella sostanza secondo me invece c'è una decrescita di democrazia, perché la gente con internet è più portata all'individualismo, al rapporto
personale, raccontare la sua vita quotidiana, che a volte non interessa a nessuno, e quindi si tende un po' a dimenticare quella che è la sfera politica. Infatti ho la sensazione che nel mondo, soprattutto, ma non soltanto, cioè, il fatto che in America oggi uno come Donald Trump sia un possibile candidato è una cosa agghiacciante, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, vuol dire che invece di crescere democraticamente si decresce, no? Perché è un personaggio veramente al limite della tollerabilità, quello che racconta. Quindi direi che anche in, certo, noi non viviamo come i tempi di Salazar, come i tempi di Mussolini, però c'è una scarsa partecipazione. Per farci un esempio, la televisione italiana, che secondo me la RAI è molto importante, perché veicola messaggi a milioni di persone, entra a milioni di famiglie, e in questo momento praticamente è diretta da un gruppetto di potere che risponde al governo. L'avesse fatto Berlusconi, quello che viene fatto in questi giorni, se la gente sarebbe scesa, anche il suo dice niente. Cioè il fatto che oggi poche persone dirigano quello che noi dobbiamo vedere, sentire, informarci, non mi sembra un elemento di democrazia. Quindi, c'è una buona sostanza ancora di quel partito di massa, di quella gente che sta fuori dalla misca, che fa gola ai soldi di tipo Trump, certamente, ma lei dovrebbe essere nel Parlamento. Allora, prego. Buongiorno, bel signore. Innanzitutto grazie per essere qui, come giustamente ha ricordato il dottor Guerrieri. Nel film Anita B, attraverso la storia della ragazza che è scampata allo sterminio, lei ci ha parlato di una tendenza della società del dopoguerra a rimuovere il passato, a dimenticare, a non affrontare i problemi. Pensa che attualmente, nell'epoca moderna, ci sia ancora quella tendenza? Forse lei sa, molti oggi dicono che l'Olocausto non è mai esistito, che non ci sono state le camere a gas, i forni crematori, quindi c'è una corrente di pensiero non indifferente in tutto il mondo, che praticamente va contro la memoria, va contro la storia, contro quello che è accaduto, che è innegabilmente accaduto. E l'esercizio della memoria oggi, a mio avviso, sempre per i problemi che dicevo prima di comunicazione, è estremamente scarso. Per esempio, io lavoro all'università, sono anche un insegnante, e lo scorso anno abbiamo fatto un piccolo test con i nostri studenti alla Sapienza, abbiamo distribuito un questionario che diceva, non so, nel 1940, siamo entrati in guerra, nel 1953 c'è stato il boom economico, e abbiamo notato che i ragazzi sanno sino a 5 anni prima, cioè dopo 5 anni loro non sanno cosa c'è, cioè la mente non c'è, e è una cosa agghiacciante, cioè in un'epoca in cui l'informazione è a portata di tutti, uno dovrebbe pensare che sappiamo tutto, no? Invece soprattutto i più giovani, negli adulti non è così, soprattutto i più giovani tendono a ricordare solo le cose che gli sono più vicine, questi famosi cittadini. E quindi vuol dire che l'esercizio della memoria è sempre meno esercitato. D'altronde, oggi ragazzi, perché dovrebbero esercitarsi quando fanno un click e in internet trovano qualsiasi informazione attraverso i video o quello del film? Credo che alla fine questo diventerà un problema per noi. Se non è già, è bravo. No, diventerà un problema perché ci troveremo di fronte dei ragazzi, dei giovani, che poi domani saranno adulti, sempre meno preparati,
soprattutto per quello che riguarda poi le vicende più importanti, le vicende diciamo politiche di amministrazione della collettività. E infatti io noto sempre nel mondo studentesco un totale disinteresse nei confronti della cosa pubblica, cioè intanto l'opinione che la politica sia una cosa brutta, malvagia, corrotta, purtroppo in gran parte lo è, non si può dargli dopo. Cioè, però il disinteressarsi alla cosa pubblica non è una cosa che non è una cosa positiva. Quindi in questo senso se dovrebbe essere un po' più rigido. Grazie. Questo genere, poi cosa cerca di trasmettere al pubblico? Intanto non so se sono problematiche forti, che sono le cose che mi appassionano, sono le storie che mi appassionano. Guarda, io nella mia piccola storia ho avuto due periodi. Un primo tempo ho fatto dei film quando ero più giovane, molto, come dire, molto politici. Io ho fatto un film che si chiama Forza Italia, e non è quello di Berlusconi, che è un film che mi è costato 18 anni di esilio. Io per 18 anni non ho più lavorato in Italia. Era un film molto, molto forte nei confronti della classe politica che abbiamo la democrazia cristiana, in cui per la prima volta i personaggi veri, Romolo, Moro, Fanfani, Andreotti, così, venivano usati materiali già filmati, cosiddetti materiali repertorio, venivano messi alla berlina. Tra questi c'era in me, purtroppo, anche Aldo Moro, che però era un po' meno messo alla berlina degli altri. Qua si era prestato, tra l'altro, a girare le scene con me, lui non gli avevo detto esattamente quello che volevo fare, gli avevo detto che facevo un documentario sulla democrazia. Lui ci ha creduto, si è prestato a venire, è stato gentilissimo. Poi, quando è uscito questo film, che tra l'altro nei primi 30 giorni di distribuzione ha avuto un successo enorme, perché era la prima volta in cui si vedevano i politici italiani messi appunto in satira, purtroppo il film è uscito 30 giorni prima del sequestro Moro, e quando è stato sequestrato Moro, il film è stato tolto dalla circolazione e non è mai più uscito in cinema. Però poi, quando due anni dopo hanno trovato il memoriale di via Monteneoveroso, il memoriale di Aldo Moro scritto sul suo pugno, ma le ultime righe di questo memoriale dicono: se volete rendervi conto delle spregiudicatezze dei miei colleghi di partito, dovete vedere Forza Italia. E noi ci hanno tolto, sì. Per dire che io per quel film, per 18 anni non ho più lavorato in Italia, ho dovuto fare solo film stranieri, perché il mio nome era Maldito, addirittura dicendo che avevano scritto che ero un figlio brigantista, mai frequentato della grande cosa. E vabbè, però l'ho pagata veramente. Però come dicevo, dopo questi film, diciamo, di impegno politico, mi sono innamorato di una storia che era la storia di un bambino in un campo di concentramento, che raccontava, si chiamava Iona, che visse nella balena questo film. Ed era la storia vera di questo ragazzino che a 8 anni va a Bergen-Belsen, nella tenda accanto a Anna Frank, e ha la fortuna che lui non si prende il tifo, quindi sopravvive Anna Frank, si prende il tifo. E questo ragazzino, diventato adulto, ha raccontato questa sua storia. La cosa unica di questo racconto è che lui racconta il campo di concentramento con gli occhi di un bambino, quindi non capisce chi sono i tedeschi, capisce cosa sono i forno crematori, anzi lui addirittura gioca in mezzo ai cadaveri, perché non capisce che sono cadaveri, è un po' piccolo, no? Quindi è come dire l'inferno
visto dagli occhi di chi mi conosce. Io dopo aver incontrato l'autore di questo libro, Io non ho scritto, e aver capito il confesso che era vissuto, ha visto morire tante mani davanti ai suoi occhi, ho capito che il cinema può raccontare qualcosa che ha un po' di luce e comunque dagli spettatori. Perché mi piace raccontare delle storie che sembrano terribili, che sembrano drammatiche e che alla fine invece si risolvono con una porta che si apre. Quindi adesso oggi mi occupo di fare film così. Questi film sono in perfetta coerenza con quello che è Roberto Faenza, insomma, la sua sensibilità sociale. Volevo dire, il nostro rapporto con Arcelor, con Roberto, risale proprio agli occhi che visse nella balena, perché noi lo proiettavamo nel 94, io visse la balena, ed è un film bellissimo, veramente è un film ancora oggi da rivedere. Sei? 5. Secondo lei può aiutare a scuotere la coscienza dei cittadini? In un certo modo a risvegliare il senso di responsabilità civile? Secondo me sì, cioè noi abbiamo in Italia una grande tradizione di film impegnati, non so adesso come definirli, che si pongono a questo obiettivo di comunicare al pubblico. Bertrand Rose è stato un grande regista che ha fatto dei film magnifici come Le mani sulla città, Salvatore Giuliano, insomma abbiamo una tradizione di cinema che tende a questo, che crede di poter entrare in comunicazione con il pubblico e di fornire una serie di emozioni, di informazioni, di suggestioni per partecipare alla vita politica, alla vita sociale, a dire la propria, a raccontare la propria opinione, quindi penso che il cinema abbia questa vocazione. Del resto Walt Disney, che sembrerebbe il più distante possibile dall'impegno, quando negli anni 40 gli chiesero se il cinema poteva, la domanda che lei ha fatto meglio la fece da Walt Disney, e lui disse che il cinema era la più grande arma di persuasione nei confronti del pubblico. Poteva diventare una persuasione manifesta e quindi non passiva, oppure una persuasione occulta e quindi passiva, però in ogni caso era una grande arma di persuasione. Tant'è che Walt Disney si mise a lavorare per il Dipartimento della Difesa americana per fare dei documentari che spiegavano agli americani che Hitler era Hitler, il nazismo era il nazismo, insomma dei documentari che servissero a scuola proprio l'opinione pubblica e a convincere che bisognava entrare in guerra contro un nemico che era contro il nazismo. Quindi sicuramente il cinema questo può servire. Grazie. Era il signore di prima, se mi ripete il taglia la testa. Che lui sente proprio la necessità, il bisogno di raccontare la sua storia, lui, non so, qualcun altro, però non chiaramente in questa sede, ma scrivendola, quindi in uno dei laboratori di scrittura, se sono ancora attivi e sono stati conclusi, loro volevano, o anche no, scrivere e poi farla capitare a Roberto Faenza, chiedevano questa possibilità, insomma, poi non so in che modo è possibile. Ho notato che lei nei suoi film si ispira spesso a romanzi di scrittori famosi, tipo Giona che visse nella balena, ispirato agli anni di infanzia di Giona Omersky, oppure come sostiene Pereira, che si rifà sostanzialmente all'omonimo romanzo di Nabucco, o anche Marianna Ocria, tratto dal libro di Dacia Maraglia. Come mai questa fiducia nella letteratura? Posso chiedere perché lei è qua?
Ma dunque, guardi, direi per una questione di comodità. È un amorevole, non è che un regista tutti i giorni dà in mente una storia, un'idea. Quindi, siccome i romanzieri sono narratori, sono inventori di storie, per me è più facile trovare una storia e mettere in scaffale dei libri che non dover fare così per io. E io non ho un vissuto così interessante che tutti i giorni mi potrei probabilmente poter raccontare. Quindi la letteratura per me è un compagno di viaggio, anche se io non leggo mai un libro per il suo valore letterario, adesso loro prendo un altro che guarderanno con sospetto. Cioè io vado a vedere i libri perché mi interessa come dire, la trama, il plot, no? Cioè non prescindo da quello che è il suo valore appunto culturale, letterario, di linguaggio, eccetera, mi interessa soprattutto la trama. Poi però devo dire anche una cosa, che mentre sino a una trentina di anni fa gli scrittori non erano vicini al cinema, anzi semmai il cinema, penso a Visconti, si ispirava alla letteratura proprio perché era una cosa un po' distante dal linguaggio cinematografico che però poteva partorire l'idea. Allora, secondo me oggi gli scrittori, io penso che il 90% degli scrittori oggi ambiscono a che il suo libro diventi un film, se non altro per guadagnare il soldo. Nel momento in cui tu compri i diritti di un film, paghi, bisogna pagare anche parecchi soldi quando un libro è successo. Però dicevo, questo fatto fa sì che spesso gli scrittori oggi scrivono dei film, scrivono dei libri, che sono quali delle sceneggiature. Per cui è facile per un regista innamorarsi di un libro perché lo vede già quasi concluso, già quasi se lo immagina già per immagine. Per esempio, sostiene Pereira, Tabucchi è un scrittore, è uno scrittore molto, molto cinematografico, tanto che amava tantissimo il cinema. E quindi scriveva quasi delle sceneggiature, tant'è che io, sostiene Pereira, non ho fatto quasi nulla per cambiare lo statuto del libro. Ho preso un libro, l'ho messo in sceneggiatura e poi ci ho messo di mio, io ho caricato di più la parte, diciamo così, del vecchio che non della politica. Mi interessava di più questo uomo ormai sulla soglia della morte, tra l'altro ossessionato dal concetto di morte, che all'ultimo momento diventa giovane, ingiovanisce, perché sente che c'è una ragione per vivere, l'incontro con la clandestinità. Quindi dicevo, per finire la sua domanda, lo scrittore oggi è un compagno di viaggio. Tant'è che in America ad esempio tantissimi film tratti dai romanzi. Poi però non è, sono due linguaggi diversi, cioè io penso che uno scrittore, che un pubblico non dovrebbe mai confrontare un libro con il film, perché il libro è una cosa e il film è un'altra. Il libro evoca, quando uno legge un libro si immagina il suo film, invece il film mostra, attraverso l'obiettivo della macchina pena. Sono due cose molto separate e penso che uno che si innamora di un libro che lo legge forse non lo rende a vedere il film. Poi dopo comincia a fare i confronti, ma io una delle cose che odio di più quando faccio un film fatto da un libro è che mi dicono ma non c'era quello, c'era questo, vabbè ho fatto un film, ma non mi ricordo più che c'era il film. A proposito del film alla luce del sole, terribile, terribile storia, terribile l'omicidio di Tom Puglisi, ma cosa si aspetta dalla proiezione di quel film in un carcere di massima sicurezza, specialmente nella città di Napoli? In realtà io mi aspetto che me lo diciate voi, non so che cosa aspettarmi, non so se per esempio voi siete dalla parte di Don Puglisi oppure dalla parte dei mafiosi. Io penso che quella storia lì
io la mia opinione della mafia e della camorra, cioè io penso che se ci fosse uno Stato che fa lo Stato, noi non avremmo tutte queste cose che ci sono. Facciamo l'esempio di quel documentario sui bambini, nati, sui bambini se avessero una famiglia, una scuola, i soldi per andare a scuola, se non avessero avuto il padre che faceva il guapo, la madre che faceva la prostituta, non sarebbero diventati quelli che veramente sono diventati. Quindi penso che noi abbiamo una grande responsabilità. Detto questo, ditemi voi cosa pensate di quello che dite. Io, a mio avviso, io credo anche da parte di tutti, sono scene, sono fatti che non dovrebbero accadere e che purtroppo sono accaduti. Io personalmente da quel film ho tratto due messaggi. La prima, l'atrocità, l'orrenda, anche detto da me può sembrare qualcosa di strano da parte di queste organizzazioni criminali. La seconda, come ha detto lì, l'assenza totale delle istituzioni, anche se mi riferisco alle istituzioni che si possono e devono operarsi per una politica di reintegrazione e di riqualificazione anche delle zone difficili in cui noi viviamo. Nonostante sia difficile, può fare un direttore di un carcere, allora l'area educativa, ma sono strumenti che lasciano qui, perché poi uscire dal carcere non tutti hanno una seconda possibilità di reintegrazione, proprio per l'assenza delle istituzioni. Allora c'è qualcun altro che vuole continuare queste riflessioni, che ha qualcos'altro da dire? Ormai si è creato un clima così aperto, non ci sono problemi, quindi prego. E purtroppo questa storia ha a che vedere con dei centri di potere e purtroppo coinvolge anche il Vaticano. E quindi io ho già girato questo film e so che avevo un sacco di problemi a farlo vedere. Però per rispondere alla tua domanda, questo è un film che volevo fare da 5 anni e ci ho messo tanto tempo a trovare i soldi. E spero però di poterlo portare con me. Se riuscirò l'impegno è questo, se riuscirò a far uscire il film in Italia, prima di farlo uscire lo porterò. Se il cuore è la prima proiezione, se io riuscirò a farlo uscire in Italia, la prima proiezione la farò. Due anni fa hanno fatto un film molto bello,
quelli, cosa c'è da fare? Che cosa? Gemello. No, Cesare lo fece dal fece dal Gemello. Ma cos'è il gemello? Non so. C'è quella storia, c'era un bello qui la società. Era l'artista, si chiama Marco. Marco, Marco. Non lo vedo. Non lo vedo. Ma no, comunque dico, se avete una storia interessante, i soldi, chiamateli subito. No, che per fare un film non è come sentire un libro, che l'apporto, ecco, la scrittura di un libro è un lavoro solitario, perché l'autore si mette lì e scrive. Fare un film, come diceva Roberto Faenza, è un lavoro fatto intanto da un equipe di persone che fanno questo lavoro. Quindi ci vogliono i miei finanziamenti, ma bisogna pagare dall'operatore al montatore, cioè sono decine e decine di persone che lavorano, è un lavoro di gruppo, ma di un gruppo veramente molto molto numeroso. Quindi bisogna fondamentalmente bisogna intanto avere i soldi per fare qualsiasi film. Se non avete altre domande, qual è stata la critica che la critica ricevuta che la più colpita? La critica che la più colpita no, positiva no, a parte che non ne leggo più le critiche, però ne vengono riferite, perché sto pensando. Ma sto pensando. Francamente non è che mi viene in mente. Un appello a me se ti tocca a lei. A me se ti tocca a lei. Ma no, dunque intanto io non amo i critici, dico subito una cosa. Perché è troppo comodo andare a un film e sparare due sentenze. Trovo che il modo di fare le critiche, se io fossi direttore generale, abolirei la recensione. Primo perché io non voglio pubblico sapere prima che cosa devo andare a vedere. Il critico fa una tramina, racconta la storia e esprime un giudizio. Allora io penso che bisognerebbe capire di più come cosa c'è dietro un film, suscitare l'interesse dello spettatore e poi non essere così. Cioè io non credo al bianco e nero, anche perché qualsiasi film, lei può avere un'opinione, tu può avere un'altra, quindi anche questa soggettività della critica in realtà a mio avviso è un modo per dire al pubblico io ne so più di te. E quindi non so che risposta dà, perché le due non le vedo da tanto tempo. E io non amo i critici, loro non amo. E quindi è meglio che ci lasciamo. Volevo fare una domanda a Roberto e un'altra domanda a voi. Roberto, volevo chiedere, perché molti suoi film, oltre ad essere tratti da romanzi, parlano di storia, storie con lettera maiuscola, raccontano poi piccole storie, però parlano di storie, c'erano sempre sfondi storici importanti, epoche storiche ben determinate ma del passato. Quindi volevo sapere qualcosa su questo, cioè perché sei così interessato a raccontare la storia. E poi volevo sapere da voi, se qualcuno vuole intervenire dopo di me o dopo di lui, sapere anche se i film che avete visto vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti. Cioè, questa è anche una cosa interessante da capire, se mi hanno colpito o non mi hanno colpito, perché avete fatto domande molto sofisticate, però mi sembrava interessante anche sapere di pancia se i film avevano suscitato delle emozioni oppure se li avete trovati noiosi, per dire. Quindi questa era la cosa che volevo chiedere. Però prima io per qualsiasi racconto che uno mi volge sì, è dentro la storia, dentro la contemporaneità o dentro una storia passata, quindi per forza abbiamo un rapporto con la storia, non è che lo cerco, è innegabile da questo ci sia. Per quello che rimane invece la domanda, anche io sono curioso.
se c'è qualcuno vuole dire qualcosa di immediato, facile, non particolarmente elaborato, giusto per capire. Ha seguito tutti e tre i film, avrà privilegiato uno in particolare, se piace tutti e tre, e perché uno in particolare l'ha colpito di più, ma anche questo, tra i tre film di sì. Sì, è stato massimo, prego. Io ho 57 anni e ho visto diversi film che parlavano del periodo, diciamo, di del nazismo e dell'antisemitismo. Quello che ho notato sia in Anita Bill che in Pereira, che lei, il segnale che ha mandato, io l'ho recepito anche senza vedere quelle azioni di violenza, quei lager, quei massacri, oppure quegli abusi. È stato soft, è stato leggero, però il messaggio che è arrivato a me è arrivato in cuore. È proprio un suo modo di esprimere a non far vedere quella estrema violenza, diciamo una violenza che si intuisce ma non si vede. Ma guardi, sul problema dei film che raccontano appunto l'Olocausto ci sono tanti punti di vista. Io penso che l'Olocausto non si possa raccontare, che l'orrore, le camere a gas, per me nessuno lo può vedere, a parte che io poi ci tengo che i miei film vengano visti dai bambini, dai ragazzini, quindi non posso portare delle immagini così violente. È uscito un film quest'anno, molto bello. Com'è che si chiama questo carino Oscar? No, è un film straniero. Scusa? Ma no, l'Oscar è straniero. È dell'Ungheria, c'è sull'Olocausto, sul campo di concentramento. Vabbè, comunque un film molto, molto interessante. Saul, il figlio di Saul. Ecco, questo film è bello perché è girato dentro un campo di concentramento, non si vede niente, si sente più rumori, si intuisce qualcuno, non si vede mai un morto, mai un cadavere. Mai... Ecco, lui ha capito che non si può raccontare l'orrore. E quindi io sia in Ione che si era balena che in Anita B, do per scontato che uno sa queste cose, quindi racconto qualcos'altro, perché sono convinto che il Fabio è il dopo, certo. L'Olocausto l'hanno raccontato, per esempio, Hitchcock, quando è entrato in un campo di concentramento, ha girato le scene, e ha raccontato, ha fatto vedere i cadaveri, le fosse, quelli sono documentari, il cinema non può rifare quello, io non sarei capace. Allora, io direi ancora, siccome voi avete parlato, però avete detto nulla di voi, ecco, allora, io dico che se avete delle storie interessanti, io le leggo volentieri. Poi ce li vedremo, io spero, un augurio che mi faccio, che se ci rivediamo direi che questo film mio uscirà, e quindi ci rivedremo a ottobre, per ottobre vi porterò questo film, e nel frattempo magari manderò attraverso i compagni dell'Arcimovie qualche film che non avete visto, tipo Iona, cioè mi interessa, lo lascio qua. E... Vabbè, quindi ci rivediamo. Grazie per avermi visto. Così falso, perché la televisione è rara che faccia delle cose che non siano troppo false, e così falso, così bruciato, ma cosa vergognoso questo, in cui lui era amico di un mafioso, tutte cose inventate, però siccome avevo avuto la fortuna di incontrare i suoi collaboratori,
che erano scandalizzati da questo film, ma è un'altra storia quella di film. E mi hanno raccontato un po' la sua storia, cioè, ho detto che lo faccio questo film. L'ho fatto proprio contro un film bugiardo che aveva fatto la sua. Certo, non dimentichiamo che un cugino non è che ha combattuto solo contro la mafia, ha combattuto anche contro la certa chiesa, che non l'ha aiutato, che l'ha lasciato solo. Beh, grazie a voi. Allora signori, noi vi ringraziamo ancora, è stato un bel incontro e alla prossima. Passo a voi. Voglio saluto e grazie al Premio Napoli per tutto quello che ha fatto. E prendiamo un appunto per questo film che ha preso il regista. Ovviamente io mi auguro di andarvelo a vedere fuori il film, però. Sappiamo che non tutti ci riusciremo, però l'impegno lo abbiamo preso. Grazie, devo concludere. Allora, vi salutiamo insieme a Premio Napoli, perché noi siamo qui per loro, insomma, grazie a loro. E alla prossima, signora. Questo sempre grazie a me.